Buonasera a tutti, a chi ci ha raggiunto qui quest'oggi presso la sala Egea dell'Istituto dell'Enciclopedia Treccani e a chi ci segue in diretta streaming. Siamo qui oggi per il quarto e ultimo appuntamento romano del ciclo Tempi difficili, che nell'edizione 2023 è dedicato ai temi della guerra e della pace. È un ciclo di incontri che Treccani ha organizzato insieme a Biennale Tecnologia del Politecnico di Torino, e attraverso questo ciclo di incontri abbiamo affrontato il tema della guerra e della pace attraverso diverse prospettive, utilizzando delle parole chiave per illuminare questo tema, affrontarlo nelle sue tante sfaccettature. Abbiamo parlato di letteratura, abbiamo parlato di infanzia, di donne, di diplomazia, e questa sera parleremo di propaganda. Quella battaglia per la conquista dei cuori e delle menti, come l'ospite di questa sera ci ha introdotto il tema, che contribuisce a costruire la narrazione del conflitto, una narrazione che è funzionale sia a chi questa guerra la vincerà e conta di vincerla, e anche per raccontare le motivazioni, le ragioni, per alimentare il fronte interno, per motivarlo. E l'idea, la prospettiva della propaganda, vedremo, cambiata molto nel tempo, ha avuto dei veri e propri punti di svolta. Al tema della propaganda ci introdurrà il tema della propaganda questa sera Massimiliano Panarari. Massimiliano Panarari, che insegna sociologia della comunicazione all'Università Mercatorum di Roma, editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo di Trieste, nonché collaboratore dell'Espresso e del Venerdì di Repubblica, ma anche ospite, l'abbiamo visto tante volte in numerose trasmissioni anche televisive, quindi un volto noto, anche autore di diversi studi, di diverse monografie. Citerò soltanto l'ultimo, La credibilità politica, uscita per Marsilio nel 2020. Non ho altro da aggiungere se non lasciare appunto il microfono a Massimiliano Panarari, che ringrazio molto per aver accettato questo invito. Prego. Buonasera a tutti e a tutti, molte grazie per essere qui, molte grazie innanzitutto a Biennale Tecnologia e all'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani e a Fiorella Favino per questa squisita introduzione. Io ho preso un PowerPoint, una presentazione, che chiederei, perfetto, all'efficientissima regia, addirittura telepatica, prima che lo dicessi, di introdurre, perché la propaganda è un tema anche e soprattutto nominalistico, ovvero è una questione di lemmi, di parole. È una questione di lemmi e di parole perché le definizioni della propaganda rappresentano esattamente quello sulla cui base si discrimina l'idea di essere dei propagandisti oppure l'idea di chiamarsi fuori. E naturalmente tutti coloro che fanno propaganda tendono a non definirsi propagandisti e tendono a chiamarsi fuori. Perché? Perché si ritengono portatori di una verità, ovvero portatori di una versione che naturalmente è la versione ufficiale, attraverso la quale cercano di conquistare per l'appunto i cuori e le menti dei loro destinatari. E la propaganda è anche eminentemente una questione comunicativa, o meglio, una questione di cambiamenti all'evolvere delle tecnologie comunicative. Quindi inizierei con una serie di definizioni, ricordando per l'appunto il fatto, la mia miopia mi rende molto complesso a questo punto, vedere il segno del tempo che passa, vedere precisamente cosa c'è, però diciamo andrò a memoria mentre voi avrete la possibilità di leggere in maniera più dettagliata e più precisa. Propaganda e comunicazione. Cambia al mutare della comunicazione ed è una delle forme della comunicazione ingannevole. La comunicazione ha molte declinazioni, può essere aggettivata in tanti modi. La comunicazione ingannevole, per l'appunto, è quella che solitamente propone una alterazione della realtà, o per meglio dire una serie di alterazioni della realtà. Trovandomi in casa di questa autorevolissima istituzione della cultura italiana e non solo, ho pensato di ricorrere ad alcune definizioni appunto tratte dal vocabolario treccani. Voi qui ne trovate una,
Il vocabolario Treccani definisce sostanzialmente in due modi appunto la propaganda, come potete vedere, e indica nelle attività appunto propagandistiche, scusate, faccio così perché ho difficoltà per l'appunto a leggere, a questo punto diciamo così sono anche un pochino più sciolto. Potete vedere che per il vocabolario Treccani la propaganda è l'azione che tende a influire sull'opinione pubblica orientando verso determinati comportamenti collettivi e l'insieme dei mezzi con cui viene svolta. Ma viene introdotta anche una ulteriore specificazione che rimanda alla dimensione commerciale. E in effetti la propaganda nel Novecento cambia in maniera significativa e diventa qualcosa d'altro attraverso la contaminazione con i saperi del commercio, i saperi mercantili elaborati negli Stati Uniti. Ed è proprio negli Stati Uniti laddove la psicologia, il marketing, la pubblicità mettono a disposizione della forma più avanzata mai vista fino da loro nella storia di impresa commerciale, la corporation, che non è semplicemente una grande azienda, ma come sapete per il diritto commerciale statunitense è una persona, cioè un soggetto a cui vengono imputate qualità e caratteristiche che definiscono la persona. La corporation ha la straordinaria capacità di orientare le proprie strategie commerciali puntando direttamente sulla persuasione e sviluppando una forma di comunicazione che oggi potremmo definire anche ingannevole, giocata sempre su un'ambiguità di fondo, quell'ambiguità per cui, come sapete, pubblicità, che è un'altra delle parole riconducibili a questa storia lessicale che stiamo cercando di delineare, nasce in una fase precisa della storia occidentale, per la precisione europea, quella dell'illuminismo, e indica la finalità di rendere edotta l'opinione pubblica, di pubblicizzare per l'appunto quegli arcani imperi che tradizionalmente avevano identificato la segretezza del potere. Nel momento in cui gli arcani imperi vengono sottoposti ai riflettori, diventano oggetto di una grande, potremmo dire, vampata di luce messa a disposizione dell'opinione pubblica, l'illuminismo, la borghesia, i ceti medi, i soggetti sociali che fanno dell'illuminismo la propria ideologia e la propria filosofia portano sulla scena della storia nuovi attori politici. Nuovi attori e una nuova soggettività politica che sulla base di quell'impianto illuministico, come noto e come ci raccontano tante voci delle opere Treccani, poi attraversa la storia dell'emancipazione collettiva, dell'idea di politica come emancipazione e quindi sostanzialmente la storia dell'organizzazione del movimento operaio, del movimento sindacale, di quei soggetti che organizzano le masse, che organizzano i ceti sociali perdenti e le classi subordinate per consentire anche a loro di accedere alla dimensione pubblica del potere e in taluni casi di inserirsi al loro interno. Quella radice della pubblicità, che è la radice dell'Aufklärung dei lumi, è esattamente quella che il capitalismo assume e fa propria all'insegna di uno dei tanti percorsi e anche di alcuni dei cortocircuiti del liberalismo, e le imprese commerciali rivendicano la pubblicità per rendere edotti i destinatari, cioè i loro clienti, delle caratteristiche in maniera trasparente dei prodotti che veicolano. Quindi dalla pubblicità politica si passa alla pubblicità commerciale sulla base esattamente, potremmo dire, dell'idea kantiana originaria, che poi viene trasformata e modificata. Ed è su quell'idea di pubblicità, cioè su quell'idea di rendere pubbliche le caratteristiche dei prodotti, che le corporation statunitensi innestano una grandissima trasformazione e trasferiscono la dimensione della conoscenza merceologica del prodotto in una direzione invece di coinvolgimento emozionale. E anche in taluni casi, pensiamo agli studi di Vance Packard, al grande sviluppo della pubblicità subliminale e al durissimo dibattito che ne seguì negli anni 50 e negli anni 60 in America, sulla base di una visione tipica di un certo behaviorismo, di una certa psicologia behaviorista statunitense, il tentativo di condizionare quei sentimenti e quelle emozioni e di piegare le persone nella direzione dell'acquisto dei prodotti. Per l'appunto in pieno e in assoluto una forma di comunicazione ingannevole. Ma sempre la Treccani ci dice che per estensione
La propaganda è un complesso di notizie destituite di ogni fondamento, diffuse ad arte e per fini particolari. E qui coinvolge un altro grande ambito, naturalmente, un ambito sul quale soprattutto la modernità ha costruito le proprie strategie di propaganda, ovvero l'informazione e il giornalismo. Il giornalismo che nei codici deontologici del mondo anglosassone corrisponde allo sforzo da parte di un gruppo di operatori professionali, giornalisti, di illuminare la realtà, di dare pubblicità alla realtà, con una funzione di watchdog, ovvero una funzione di illuminazione a favore dell'opinione pubblica, e per l'altro con uno sforzo che è ispirato ad un'idea di obiettività della notizia, ovvero di tentativo di evitare di schierarsi aprioristicamente in maniera diretta rispetto ad una notizia che viene raccontata, ecco che quell'informazione in realtà attraverso cortocircuiti, attraverso circuiti molto tortuosi e grandi ambiguità diventa proprio negli Stati Uniti il luogo della modernità del giornalismo per eccellenza, da subito una grande arma a disposizione della propaganda, e l'informazione si tramuta in disinformazione. Una delle pagine e uno dei capitoli attraverso cui la contemporaneità esprime le strategie propagandistiche, per l'appunto. Comunicazione ingannevole significa una comunicazione manipolativa. Manipolare è una parola che ha una lunga origine storica. Viene dal latino e fa riferimento ad una attività manuale, per l'appunto, di manipolazione e costruzione o di alterazione di cibi. Per esempio, il cuoco è un grande manipolatore, per l'appunto, degli alimenti, e anche l'artigiano è un grande manipolatore dell'argilla, della cera, della creta, ovvero di quei materiali a cui dà una forma. Una forma che però, ecco l'idea originaria latina di manipolazione, altera la natura. E dunque questa idea della manipolazione come alterazione di una natura oggettiva è il grande sfondo epistemologico che accompagna l'idea della propaganda dalle sue origini a tutta la modernità, e che la distingue invece profondamente dal passaggio alla nuova fase, alla fase postmoderna della propaganda, che invece si nutre di narrazioni e che presuppone l'idea della post-verità, della post-truth, che molto spesso abbiamo sentito evocare, che è entrata nel dibattito pubblico, in cui non esiste più una realtà da manipolare, non esiste più una realtà da alterare, perché sostanzialmente la realtà non esiste. O per meglio dire, esiste una molteplicità di realtà soggette ad interpretazioni. E naturalmente il passaggio alla postmodernità implica anche una profonda revisione di alcune delle strategie di propaganda. Un grande conoscitore, un grande studioso delle strategie comunicative, Guido Gili, con cui con grande bontà ricordava Fiorella, abbiamo scritto un libro sulla credibilità politica, distingue per l'appunto le strategie di propaganda dalle altre forme di comunicazione che vanno ad alterare e a cercare di cambiare l'opinione dei destinatari. Se un soggetto A intende spingere un soggetto B a compiere una determinata azione, può usare diverse strategie. La manipolazione è un tipo di influenza diverso sia dalla coercizione che dalla persuasione. Tanto la coercizione che la persuasione che la manipolazione hanno il compito, l'obiettivo, la finalità di convincere il nostro interlocutore, ovvero di portare il nostro interlocutore in una direzione verosimilmente differente da quella verso la quale andrebbe se non fosse soggetto ad una forma di influenza. Ma la coercizione è una forma di influenza violenta, ovvero è una forma di influenza che modifica il contesto all'interno del quale il destinatario si muove. Modifica, altera, cambia la natura dello sfondo e naturalmente interagisce in una maniera che può diventare violenta o, per l'appunto, può sottrarre quote di libertà, può limitare la possibilità di movimento dell'interlocutore e del destinatario, che per l'appunto è un tipo di strategia differente dalla manipolazione. Ma naturalmente la manipolazione è anche differente dalla persuasione. La persuasione, come
ci insegna la storia della retorica del mondo classico, ha un fondamento basato sulla discussione, sul dibattito, sul discorso pubblico. Quando noi operiamo all'interno di un contesto di discorso pubblico, se ci pensiamo, una parte significativa dei nostri atti comunicativi hanno una volontà persuasiva, ovvero vogliono portare i nostri interlocutori su posizioni simili alle nostre, vogliamo convincerli, persuaderli della bontà della nostra tesi, e lo facciamo all'insegna di una tendenziale onestà intellettuale. Una tendenziale onestà intellettuale significa che noi prendiamo in considerazione le opinioni del soggetto che abbiamo di fronte. Naturalmente vogliamo prevalere, vogliamo far sì che la nostra opinione sia quella finale che tende a vincere, ma riconosciamo la bontà e prendiamo in considerazione alcuni degli argomenti della persona con cui discutiamo, quantomeno ci poniamo in una condizione dialettica di parità. La manipolazione invece è altro. La manipolazione punta a costruire una rete ed un contesto anche ingannevole, ovvero punta ad un obiettivo. È subordinata al conseguimento di una finalità, che è portare il nostro interlocutore sulle nostre posizioni. E per farlo non disdegna, anzi ricorre ampiamente appunto a forme di comunicazione ingannevole, senza però ricorrere alla violenza, senza ricorrere alla coercizione, sulla base dell'idea che manipolare sia più economico e alla fine conduca dei risultati più vincenti rispetto alla coercizione, dalla quale può scaturire una reazione. Noi, diciamo, sentiamo molto all'interno del discorso pubblico nel corso di queste settimane il ritorno dell'espressione egemonia culturale. Ecco, l'egemonia culturale era esattamente una forma di manipolazione nell'accezione originaria che voleva evitare, però, il ricorso alla violenza. Escludeva il ricorso alla violenza sulla base dell'idea che appunto costruire un contesto grazie al quale portare i nostri interlocutori sulle nostre posizioni fosse alla fine molto più fruttuoso e molto più vincente, per l'appunto. E poi c'è un'altra grande figura, ricorro sempre alla Treccani, un teologo e sociologo francese, Jacques Ellul, che nella voce propaganda dell'enciclopedia Treccani ha delineato le caratteristiche essenziali della propaganda della modernità. Quella propaganda che inizia con l'ufficializzazione della parola, dei propaganda fide, ovvero con la costruzione di un gigantesco, il primo autentico apparato burocratico dedicato ad attività di propaganda, che, diciamo, come sanno benissimo le persone che abitano in questa città, si accompagna anche alla esplosione di uno straordinario stile architettonico, il barocco, che è un pezzo di quella volontà propagandistica che in questo caso si rivolge sul piano direttamente emozionale del coinvolgimento emotivo. Il barocco, che ha come fine la meraviglia, la stupefazione dell'interlocutore, per propagandare e propagare appunto le idee della Controriforma e della Chiesa uscita dal Concilio di Trento. Ecco, in questa stagione della propaganda della modernità, intesa come età moderna, ci dice Jacques Ellul, la propaganda è sempre esistita ogni qualvolta c'è stato un potere organizzato che ha operato su una massa di popolazione relativamente concentrata. Poteva trattarsi o di integrare maggiormente i gruppi e gli individui nella società. È la propaganda di integrazione, che è uno dei grandi filoni, appunto, della propaganda. O di stabilire la legittimità del potere politico, o di ottenere un determinato numero di comportamenti e di adesioni, o infine di lottare contro le influenze esterne, che è esattamente il ritratto della Controriforma e degli obiettivi che la Controriforma si propone attraverso l'istituzione del Santo Uffizio, la prima burocrazia propagandistica. La propaganda delle società tradizionali, tuttavia, scrive sempre Jacques Ellul, non presentava gli stessi caratteri della propaganda moderna. Si trattava allora di una propaganda generalmente legata a una persona, un capo carismatico, un propagandista che agiva per intuizione, per abilità personale. Era dunque un fenomeno occasionale limitato che appariva e scompariva a seconda delle circostanze. Si trattava sempre di interventi circoscritti, fondati spesso su sentimenti religiosi e che non presentavano nessun carattere di razionalità o ancora meno di tecnicità.
Dunque esiste una propaganda precedente la modernità, sostiene Jacques Ellul, una propaganda collegata a figure eccezionali di profeti, di capi carismatici, di grandi condottieri. Pensiamo al lavoro che Cesare svolge dal punto di vista propagandistico attraverso i suoi scritti, e che però ha un carattere episodico, un carattere limitato, che costruisce una forma di adesione personale nei confronti di un leader, come diremmo oggi, e del suo regime o della sua forma di Stato e di governo. E se ci pensate, questa reminiscenza della premodernità ritorna in alcuni momenti della postmodernità. Del resto, premoderno e postmoderno spesso si toccano, e quello a cui assistiamo con una certa frequenza oggi, seppure all'insegna di tecnologie comunicative straordinariamente cambiate, è per l'appunto il risorgere di caratteri, elementi, aspetti della premodernità, quasi dell'antico regime. Poi arriva appunto la modernità. E con la modernità nascono gli apparati della propaganda, perché la propaganda va considerata come una delle pagine del processo di razionalizzazione weberiano. La propaganda si basa sulla razionalità. Anche quando si appella ai sentimenti, anche quando, come molto spesso accade, si rivolge alla nostra dimensione emozionale, lo fa attraverso una serie di strategie pianificate. Lo fa erga omnes, rivolgendosi ad un'intera popolazione che popola uno Stato, oppure cerca di rivolgersi, cambiando le proprie note comunicative, ai nemici quando sta in guerra. E questa è una grande acquisizione, appunto, della modernità in senso pieno, ovvero rivolgere un'attività propagandistica a qualcuno che sta al di fuori del territorio che definisce lo Stato. Soprattutto dispone di apparati. Il Sant'Uffizio è appunto il primo apparato burocratico e, come ci racconta Weber, la razionalizzazione della modernità si basa sulla figura del burocrate, ovvero sulla costruzione di un potere rutinario, ripetitivo, verificato e verificabile, fatto di funzionari che applicano una serie di norme e che possono essere sostituiti. Perché in quel caso a prevalere nella burocrazia è la razionalità interna dell'organizzazione, che a noi può apparire anche un po' kafkiana, naturalmente, soprattutto in un'epoca di eccessi burocratici quali quelli che viviamo oggi. Ma la caratteristica della burocrazia è esattamente la razionalità interna all'organizzazione e la possibilità della sostituzione dei suoi funzionari, che è un aspetto fondamentale, come ci dice Weber, per separare lo Stato dalle figure che lo governano, per separare lo Stato dal leader, dal condottiero. Uno Stato che permane e sopravvive alla personalità che in un certo momento storico lo governa. Dunque il compimento del processo di tecnicizzazione della propaganda coincide con tutta la costruzione degli apparati statuali. Quegli apparati statuali che affiancheranno alle polizie segrete e agli organismi di repressione, quelli che esercitano la coercizione, degli uffici invece incaricati di rivolgersi alle opinioni pubbliche o alle popolazioni, e sempre di più alle opinioni pubbliche man mano che il tempo passa, attraverso dei messaggi che vogliono essere manipolativi, persuasivi attraverso la manipolazione. E naturalmente questa condizione diventa particolarmente evidente, particolarmente eclatante nei momenti di crisi, perché nei momenti di crisi come le guerre il tema della propaganda diventa decisivo. Una crisi esterna, appunto, una crisi esogena alla guerra, o una crisi interna, una crisi endogena. L'Ottocento ci mostra come, accanto alla propaganda di integrazione, cioè quella esercitata dagli apparati statali per integrare la popolazione all'interno dell'establishment, dell'ordinamento costituito, del potere esistente e considerato legittimo, nasce anche una contropropaganda che genera per l'appunto crisi endogene. È la cosiddetta propaganda di sovversione, altra espressione della modernità, ovvero una propaganda che cerca di costruire persuasione attraverso altre forme di manipolazione per sovvertire l'ordine costituito. E per l'appunto quella
utilizzata dalle ideologie extrasistemiche, antisistemiche, come le considera il liberalismo ottocentesco, dall'anarchismo al comunismo, dalla socialdemocrazia intesa non nell'accezione odierna, alle varie declinazioni del marxismo, che trovano nella propaganda, appunto nella contropropaganda o nella propaganda sovversiva, una delle manifestazioni fondamentali per cercare di convincere i cuori e le menti delle cosiddette classi subalterne. Questa condizione di crisi endogena rende ancora più forte la dimensione della propaganda di integrazione e le classi dirigenti liberali sviluppano, attraverso i loro apparati, non solo repressivi, ma anche per l'appunto volti a consolidare l'adesione all'ordinamento, dei messaggi che cercano di persuadere anche le classi subalterne. La massima espressione di questo pendolo tra propaganda di sovversione e propaganda di integrazione è il teatro drammatico, sanguinoso, in cui si celebra la definitiva tecnicizzazione della propaganda è naturalmente la Prima Guerra Mondiale. Quella Prima Guerra Mondiale che presenta caratteristiche inedite, assolutamente mai viste nel corso della storia in precedenza. È una guerra di mobilitazione totale. È una guerra in cui per la prima volta essere considerati combattenti, o per meglio dire essere mobilitati e manipolati a fini bellici, sono non soltanto i maschi che vanno a combattere nella terribile guerra di trincea, nei massacri degli scontri, delle battaglie appunto del primo conflitto mondiale, ma anche le opinioni pubbliche interne. È il contesto in cui le donne diventano fondamentali, con dei risultati anche dal punto di vista della socializzazione politica, come saprete, fondamentale in seguito, perché diventano un anello produttivo fondamentale per mandare avanti l'economia e la produzione bellica. E al tempo stesso ci sono i figli di quelle donne che lavorano nelle fabbriche e di quegli uomini che muoiono al fronte. Nella Prima Guerra Mondiale nasce il concetto del fronte interno, quel fronte interno che deve essere mobilitato permanentemente e che deve essere oggetto di manipolazione, che deve essere oggetto di propaganda. Al punto che persino un paese piuttosto arretrato da questo punto di vista come l'Italia si trova nel 1917, all'indomani della disfatta di Caporetto, a istituire un ufficio propaganda all'interno dello Stato Maggiore. Un ufficio propaganda che costruisce un vademecum per i sottufficiali e gli ufficiali, con il quale cerca di dotare questi ufficiali e sottufficiali di strumenti per parlare con la truppa, per cercare di convincere quei soldati, per dare loro degli strumenti di adesione al regime bellico. È uno strumentario, un repertorio che si declina secondo una duplice modalità, una modalità ideologica, quella appunto del vademecum, in cui si trovano alcune lezioni molto interessanti anche dal punto di vista retorico, nel senso che lo Stato Maggiore indica agli ufficiali l'esigenza di semplificare al massimo il loro italiano, in un contesto in cui, come sapete, tutta una parte della popolazione si esprimeva in dialetto, nei vari dialetti delle regioni di provenienza, cosa peraltro che, come gli storici hanno acclarato, ha costituito anche una parte della spiegazione di alcuni rovesci e di alcune sconfitte dell'esercito italiano nella Prima Guerra Mondiale, perché le truppe non capivano bene gli ordini impartiti in italiano dagli ufficiali che avevano tutti studiato e molti dei quali erano laureati. Il secondo elemento che lo Stato Maggiore sottolineava era il fatto di mettersi al livello dei soldati, ovvero gli ufficiali borghesi, gli ufficiali e i sottufficiali borghesi dovevano spogliarsi della loro origine sociale e sentirsi dei fratelli maggiori in mezzo alla truppa, non facendo trasparire la differenza di classe. E infine, e anche questo è estremamente interessante, il modello retorico da adottare, indicava lo Stato Maggiore, era quello dei socialisti. Cioè parlare al popolo esattamente come facevano gli apostoli propagandisti di Andrea Costa, di Camillo Prampolini, del socialismo riformista, i quali a loro volta rielaboravano dei modelli di pedagogia e dei modelli retorici sostanzialmente basati sul livello biblico e sul livello evangelico.
qualcosa di impressionante perché a stendere questo vademecum sono alcuni intellettuali importanti che poi in realtà animeranno anche la grande sovversione nazionalista all'origine del fascismo e animeranno le associazioni combattentistiche che faranno da grande bacino di utenza e bacino ideologico per i regimi totalitari, innanzitutto appunto per il fascismo italiano. Quindi un paradigma alla fine sostanzialmente paternalistico che si ispirava anche al modello di Amicisiano, a tutta una tradizione pedagogica e che individuava nel soldato sostanzialmente un bambino a cui rivolgersi per l'appunto in maniera estremamente semplice. Un livello propagandistico a cui però si aggiunse, come sapete, la costruzione di una rete di protezione sociale molto primitiva, ma piuttosto significativa, che all'indomani della Prima Guerra Mondiale forniva assegni, aiuti, sostegni, buoni alimentari per le famiglie dei reduci e dei soldati che ritornavano dal fronte. Guerra che è fondamentale dal punto di vista della tecnicizzazione. Antonio Gibelli parla della Grande Guerra come il primo evento pubblicitario dell'età contemporanea perché la tecnicizzazione si compie soprattutto negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti chiamati all'impegno bellico sul fronte europeo contravvenendo ad una lunghissima storia, quella dell'isolazionismo della dottrina Monroe. Gli Stati Uniti, prima società liberal-democratica di massa, in cui il parere degli elettori, cioè un paese in cui esisteva il regime del suffragio universale, contava, e in cui il presidente Wilson si pone il problema gigantesco di dover raccontare alla sua opinione pubblica dell'esigenza di contravvenire appunto ad una dottrina ufficiale che era quella dell'isolazionismo e del non interventismo al di fuori dei confini degli Stati Uniti e per la verità anche al di fuori di quel cortile domestico che era l'America Latina. Ed è per questo che si compie un processo di tecnicizzazione, ovvero di applicazione delle metodologie industriali e di quei saperi che le corporation conservavano, quel mix di pubblicità, marketing, psicologia behaviorista, capacità di vendita, marketing che stava cominciando a diventare politico, all'esigenza di manipolare l'opinione pubblica. È per questo che il presidente Wilson istituisce all'interno del Ministero della Guerra un sottosegretariato alla propaganda, un altro passaggio impressionante dal punto di vista delle trasformazioni e, come forse sapete, assegna questo sottosegretariato non ad un generale, ad un esponente dello Stato Maggiore, ma ad un intellettuale molto noto che aveva dei trascorsi socialisti e radical, ovvero Walter Lippmann, che dedicherà un'operazione straordinaria dal punto di vista della costruzione della propaganda a questo tentativo di convincere gli americani della necessità di andare in guerra. È in quel contesto che si fortifica l'idea della missione universale degli Stati Uniti, ovvero l'idea della legittimazione del ricorso alla guerra, oggi diremmo per esportare la democrazia, sostanzialmente per garantire i regimi liberal-democratici europei. L'idea della missione universale in termini dicotomici, cioè l'idea degli Stati Uniti come il luogo del bene, come i grandi difensori, i grandi guardiani a livello internazionale di una visione etica della politica, costretti a scendere in campo contro gli imperi centrali, descritti in termini sempre più satanici, grazie ad un impiego molto significativo di fake news, come regimi che non rispettavano i civili, in cui la violenza delle donne dei paesi occupati era sistematica, in cui venivano compiuti atti sacrileghi nei confronti delle chiese cristiane delle nazioni liberal-democratiche. Anche Mark Bloch ha raccontato questa trasformazione e questo passaggio all'indomani della Prima Guerra Mondiale e qui troviamo i semi, o troviamo i format, gli archetipi, i frame di quello che sarà poi la propaganda novecentesca che arriva appunto fino ad oggi. Per farsi aiutare nel suo lavoro, Lippmann insedia la commissione Creel,
La Commissione Krill è un comitato composto da esperti della società civile e militari, all'interno dei quali chiama alcune figure straordinarie della nascente industria delle relazioni pubbliche, a partire da un signore che si chiamava Edward Bernays, che forse avrete sentito nominare, figlio di Anna Freud, che per la prima volta applicò le teorie freudiane alla vendita di prodotti e alla pubblicità. Per la precisione è Bernays l'inventore del passaggio dalla pubblicità sic et simpliciter all'idea delle relazioni pubbliche, cioè all'idea della costruzione di una rete di relazioni dialettiche tra il venditore e l'acquirente, che si basa appunto su quel principio della pubblicità come trasparenza, dietro il quale in realtà c'è tantissima manipolazione e molto, moltissimo uso della psicologia e per l'appunto della psicanalisi. E chiama molti corrispondenti di guerra e giornalisti muckraker. Il muckraking è stata una grande stagione del giornalismo americano, quella per esempio di Upton Sinclair, che ne fu un grande esponente. Una stagione che si basava sulla denuncia, i paradossi, i cortocircuiti e soprattutto le utilizzazioni di certe issues per altri fini. Quindi la denuncia degli interessi delle corporation contro il pubblico dei consumatori. Tanti giornalisti muckrakers denunciarono nel corso dei decenni a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento alcune delle pagine più bieche, più terribili o più inquietanti di un capitalismo americano fatto di robber barons, di baroni ladroni, di monopolisti, di figure che adulteravano sistematicamente i prodotti che vendevano, che basavano il loro potere sul controllo delle risorse, sul monopolio, oppure come in una celeberrima inchiesta dello stesso Upton Sinclair, che poi venne candidato e fu sconfitto dal Partito Democratico come governatore della California, la storia dei macelli e dell'industria della macellazione statunitense, dove non esisteva alcuna forma di rispetto, non tanto naturalmente dell'animale, ma delle condizioni igieniche, all'origine peraltro della diffusione di varie forme di malattie. I muckrakers vennero piegati, o per meglio dire vennero assoldati, all'interno di questo straordinario sforzo propagandistico, basato sempre sull'idea dicotomica, il bene da una parte, il male dall'altra, e anche su una serie di trovate formidabili, come i cosiddetti Four Minutes Men, gli uomini da 4 minuti, ovvero una rete molto vasta di volontari che venivano istruiti a recitare dei discorsetti di 4 minuti e mandati nei luoghi di socializzazione, dalle sale di bowling ai ristoranti, e improvvisamente irrompevano, entravano esattamente come con lo stesso format del cinegiornale nei cinema statunitensi, e recitavano queste parole d'ordine, questi discorsi molto brevi, molto conchiusi, autoconchiusi, come se fossero dei soundbite di 4 minuti, per invitare gli americani ad appoggiare entusiasticamente l'opzione di entrare in guerra. Dunque, anche dal punto di vista della brevità del discorso e della brevità retorica, un'intuizione 1917 decisiva e straordinaria. Molto dipendeva appunto dal tema della corrispondenza di guerra. L'altra pagina importante, l'altro laboratorio, la start-up della modernità propagandistica è la corrispondenza di guerra che gli Stati Uniti inaugurano con la guerra ispano-americana, ovvero con la guerra di Cuba 1898, in cui nuovamente, in realtà trovandosi davvero per la prima volta nell'esigenza di spiegare che all'indomani della terribile guerra civile c'era la necessità nuovamente di boots on the ground, ovvero di soldati americani che andavano a morire in un contesto bellico. La guerra civile, come sapete, è il grande trauma degli Stati Uniti ed è quella che è quella spaventosa carneficina interna che viene agitata come lo spauracchio dalla dottrina Monroe per evitare qualsiasi coinvolgimento bellico futuro. E invece nella guerra ispano-americana si utilizzano moltissimo i corrispondenti di guerra che creano la prima forma di giornalismo embedded. Un'altra costante della storia statunitense, nel senso che il paese che è in maniera più rigorosa per molti versi, scrive nei codici deontologici del proprio giornalismo l'importanza delle news separate dalle views,
ovvero del racconto cronachistico dei fatti, fatto dai giornalisti, separato dalle opinioni, e altresì il paese che inventa il giornalismo impegnato a favore delle proprie truppe, sempre sistematicamente in ogni teatro, ed è una condizione che attraverserà poi appunto tutta la storia americana e che verrà sistematicamente applicata anche da altri paesi in altri scenari e in altri contesti di guerra. Vado rapidamente verso la conclusione, provando a sollevare alcuni nodi. Uno di questi ha a che fare con Walter Lippmann. Walter Lippmann tesaurizza la propria esperienza ed è considerato uno dei padri delle scienze della comunicazione in un libro che esce nel 1922, intitolato, ed è per questo che è uno dei padri delle scienze della comunicazione, Public Opinion, l'opinione pubblica. In questo libro Lippmann riflette sulla impressionante trasformazione americana di cui lui è stato uno degli artefici, su una delle grandi trasformazioni americane, ovvero su come un'opinione pubblica integralmente convinta della bontà dell'isolazionismo sia stata trasportata nel giro di 6 mesi su posizioni belligeranti nella sua maggioranza. Una cosa impressionante, appunto un'operazione formidabile di espropriazione dei cuori e delle menti. Un'operazione che è stata possibile grazie a queste grandi trovate comunicative e grazie ad un utilizzo scientifico sistematico molto impegnato dei mezzi di comunicazione di massa, che all'epoca erano giornali, abbastanza letti, molto di più di quello che avviene oggi, ed era naturalmente soprattutto la radio. E Lippmann riflette, per l'appunto, riflette su tutta una serie di elementi, di fattori che per la sociologia dei media sono molto importanti, sui quali trae una serie di conclusioni. Scrive in Public Opinion: l'ambiente reale, preso nel suo insieme, è troppo grande, troppo complesso e troppo fuggevole per consentire una conoscenza diretta. E qui evidenzia uno dei grandi passaggi della modernità, ovvero il fatto che attraverso i mezzi di comunicazione di massa, una condizione che per noi è assolutamente normale, abituale, noi conosciamo il mondo, noi ci sentiamo raccontare il mondo. Pensate a cos'era la Roma della fine dell'Ottocento, un luogo in cui verosimilmente, con l'esclusione dell'élite, il livello di conoscenza del mondo della grande maggioranza dei cittadini, e questa era una grande città, non andava oltre il proprio quartiere. Ecco che i mezzi di comunicazione di massa trasportano il mondo alle persone, mettono le persone nelle condizioni di sapere cose che non si sarebbero mai immaginate su quello che avveniva in Australia, piuttosto che in Polonia, piuttosto che nel paese in cui si abitava. E Lippmann nota come la golosità, come l'interesse per quello che avviene lontano da noi, la nostra esperienza espansa, aumentata, come si direbbe oggi, garantita dai mezzi di comunicazione di massa, diventa un processo irreversibile. Nel momento in cui acquisiamo notizie su quello che sta al di là di noi, lontano da noi, tendiamo a non privarcene. Ma, appunto, non possiamo conoscerlo direttamente. La nostra esperienza è troppo limitata. E dunque gli individui devono rappresentarsi il mondo attraverso quello che profeticamente chiama uno pseudoambiente. Lo pseudoambiente è imperniato su immagini e modelli mentali semplificati che scaturivano dalla confluenza delle azioni della stampa giornalistica e della propaganda politica, con la manipolazione simbolica, l'esperienza indiretta di realtà non vissute e mondi lontani dal proprio quotidiano e ancora l'autopercezione di sé e gli interessi personali. Quello che viene posto in essere nella nostra lettura della realtà è un mix, come ci racconta Lippmann, inestricabile, in cui entrano percezioni soggettive e rappresentazioni semplificate. È la famosa scorciatoia cognitiva a cui ciascuno di noi ricorre, perché di fronte ad una grande mole di informazioni abbiamo bisogno, per processarle, di utilizzare delle scorciatoie. Ed è naturalmente anche una delle ragioni fondamentali per cui alcune parabole politiche, alcune visioni politiche
conquistano grandi risultati perché propongono scorciatoie cognitive di lettura della realtà, convincenti, persuasive e spesso, naturalmente, a proposito di quello che stiamo dicendo, propagandistiche e manipolative, ma anche una grande dimensione soggettiva, ovvero tutto il mondo messo a disposizione di ciascuno di noi viene filtrato e letto alla luce di una rete manipolativa di cui spesso non siamo consapevoli, ma anche attraverso la nostra percezione della lettura della realtà. Cioè la nostra soggettività nel leggere le cose diventa sempre più importante man mano che sempre di più diventano le cose e le informazioni a nostra disposizione. Ma, dice sempre Lippmann, mancando la possibilità di stabilire interpretazioni comuni delle realtà non viste, misure comuni per atti diversi, la sola immagine della democrazia che potesse funzionare, anche in teoria, è stata quella fondata sulla comunità isolata, le cui facoltà politiche erano limitate, secondo la famosa massima di Aristotele, dal raggio della loro visione. Lippmann scrive Public Opinion a proposito del fantasma dell'opinione pubblica, ovvero di come le democrazie liberali siano costruite su un fantasma, su qualcosa che non esiste, su qualcosa che non esiste, che è estremamente manipolabile. Perché, in questo riprende la lezione dei grandi elitisti della scienza politica italiana, per esempio Mosca e Pareto, ma riprende anche Rousseau per certi versi, ci dice Lippmann, la democrazia funziona solamente, come sosteneva Aristotele, in comunità che sono a raggio di visione, ovvero in cui le persone vedono quello che gli altri fanno, vedono quello che le classi politiche fanno, sono in grado di esperire direttamente quella che è la vita pubblica, la polis greca. Al di fuori di questo contesto di controllo diretto da parte di ciascuno di noi, man mano che le democrazie aumentano il loro raggio di azione, man mano che le democrazie diventano società complesse, estremamente complesse come le nostre, ecco che entrano in gioco una serie di altri fattori che svolgono un ruolo decisivo. Innanzitutto quegli intermediari, quei gatekeeper delle informazioni, che sono i mezzi di comunicazione di massa, dai quali deriva, racconta sempre Lippmann, un formidabile potere di fraintendimento. Ovvero i gatekeeper delle informazioni sulla base delle quali costruiamo la nostra lettura della realtà, la nostra visione del mondo e sulla base della quale costruiamo anche il nostro giudizio nei confronti della politica, è esposto al potere di fraintendimento dei mezzi di comunicazione, che può essere un potere di fraintendimento non deliberato, quello che oggi chiameremmo misinformazione, oppure può essere un potere di fraintendimento deliberato, quello che oggi chiameremmo disinformazione, ovvero può essere la costruzione di una realtà artefatta volutamente e appositamente per manipolarci e ingannarci. E quello che emerge è che la stessa, e fondamentalmente, scrive Lippmann, la stessa via che ha consentito al cittadino di Chicago, fornito di vista e di udito non migliori dell'ateniese, di vedere e di udire da grandi distanze. Oggi è possibile, e sarà sempre più possibile a misura che crescerà l'impegno, ridurre le discrepanze tra l'ambiente immaginato e l'ambiente reale. Però perché avvenga questo, per l'appunto, occorre che i media si comportino responsabilmente. Occorre che i media riducano il loro potere di fraintendimento, che appunto facciano aderire l'ambiente costruito, l'ambiente raccontato, all'ambiente reale. Ed è su questo che il libro di Lippmann si interrompe sostenendo, nella versione pessimistica, che è molto difficile che in realtà il potere di fraintendimento dei media si riduca. E in qualche modo è la storia della propaganda contemporanea. E qui arrivo veramente alle conclusioni, in cui il passaggio ulteriore che ci consegna alla nostra vera, stretta attualità e contemporaneità è quel nodo strettissimo e di nuovo irreversibile rappresentato dalla postmodernità, ovvero da un'epoca in cui la realtà si dissolve, la realtà è sostanzialmente soggettiva e irrompono le narrazioni. Narrazioni che sono così importanti, declinate insieme alla centralità della nostra soggettività, che è la storia della propaganda, intesa come grandi attori pubblici o grandi media che
raccontano attraverso la comunicazione ingannevole una realtà alterata, si vede contaminata, ibridata, con un contesto in cui i media diventano sempre più personalizzati, le piattaforme, e in cui ciascuno di noi diventa inconsapevolmente o consapevolmente un anello della macchina propagandistica. In che modo? Esattamente come avviene nel network, nella grande rete internettiana, quando rilanciamo items, immagini, meme, considerazioni, statements che ci emozionano, ci ingaggiano, che rispecchiano i nostri bias pregiudiziali, i nostri stereotipi, senza verificarli, e che magari sono fabbricate all'interno di qualche, magari sono costruite all'interno di qualche fabbrica di troll, oppure sono immessi all'interno della rete con l'obiettivo, per l'appunto, di disinformare, di destabilizzare. E in questo svolgiamo un ruolo fondamentale, nel senso che la grande diffidenza collettiva che caratterizza le nostre società, ovvero il rifiuto della scienza, il rifiuto dell'autorità, il rifiuto degli opinion makers, l'idea che il nostro concittadino sia più sincero, più autentico e quindi più affidabile rispetto ad uno scenario dominato da grandi complotti, dominato da una disinformazione permanente, fa sì che ci fidiamo più facilmente di qualcuno che giudichiamo simile a noi e quindi sincero, autentico, e che per l'appunto all'interno della rete diventa a suo modo e in maniera decisiva un anello disinformativo che crea atmosfera, che alimenta un clima di opinione e che soprattutto fa circolare narrazioni, perché nel mondo della crisi dei fondamenti le narrazioni sono interscambiabili, sono equivalenti, vincono nella misura in cui ci coinvolgono e appaiono a noi singolarmente convincenti, proprio per quella difficoltà che già Lippmann negli anni 20 evidenziava, la difficoltà di trovare delle misure comuni a causa dei media nella lettura della realtà, la difficoltà di descrivere l'ambiente reale attraverso parole comuni. E a proposito di Treccani, la destituzione di senso della grammatica, del linguaggio, delle parole, lo svuotamento e il loro riempimento, che è di nuovo dagli anni Ottanta della postmodernità americana, soprattutto in politica, è diventato così centrale, è un altro anello significativo. Cosa significa riforma? Cosa significa controriforma? Ciascuno di noi attribuisce alla parola riforma un significato tendenzialmente soggettivo, soprattutto è la politica che ha svuotato queste parole per ragioni di costruzione di consenso, per ragioni di comunicazione e di marketing, e le ha riempite a seconda delle circostanze, delle occasioni che elettoralmente risultavano più vantaggiose, di sensi destituiti di senso. E naturalmente in tutto questo, appunto, ciascuno di noi diventa a suo modo un piccolo, grande propagandista a seconda delle disponibilità e delle possibilità che ha. E in questo contesto, e chiudo davvero, che circola naturalmente la parola fake news, che però gli studi di sociologia dei media considerano, diciamo, un termine troppo inflazionato e a cui preferiscono invece il termine disordine informativo o, a proposito di climate change, di surriscaldamento informativo. Sono espressioni che compaiono ufficialmente, come sapete, nei documenti dell'Unione Europea e della Commissione Europea che si occupano di lotta, per l'appunto, alla disinformazione, e che categorizzano la distinzione tra misinformazione, disinformazione e malinformazione, che vengono distinte sulla base del grado di intenzionalità e quindi sulla base del grado di propaganda attraverso la quale si veicolano notizie false, fake news. Tutto questo diventa per l'appunto ancora più complicato e ancora più difficile, perché noi viviamo in un contesto, quello della post-truth, in cui legittimamente ciascuno di noi legge la realtà in maniera soggettiva. E in questo contesto di ipersoggettività, per l'appunto, a mancare e ad alimentare il clima di opinione è un contesto di difficoltà di relazione, di difficoltà di individuazione di significati comuni. È per questo che i dizionari e i vocabolari sarebbero e sono così fondamentali. Ed è un contesto molto difficile, perché si è operato a livello psicologico un trasferimento
quello che è il Censis ha chiamato sovranismo psichico, quello per cui l'opinione di ciascuno di noi non è semplicemente, come è accaduto tradizionalmente nella storia delle democrazie liberali, una visione e una lettura parziale delle cose, che attraverso l'altra grande finzione, il fantasma, come dice Walter Lippmann, dell'opinione pubblica, era soggetto ad una discussione, ad un conflitto, ad una dialettica, anche grammaticale, che doveva portare poi all'individuazione, alla caduta, attraverso la discussione, di una sintesi, di un elemento comune, di una lettura comune della realtà. Il grande mito illuministico, per l'appunto la grande finzione illuministica, che pure Habermas ha eletto a centro, riveduta e corretta, dell'idea di agire comunicativo. Oggi, nell'epoca del sovranismo psichico, l'opinione di ciascuno di noi è molto di più. È l'unica corazza cognitiva, l'unico ancoraggio di cui disponiamo. In un'epoca in cui tutto è liquido, come diceva Bauman, in cui tutto è fluido, in cui tutto è perennemente soggetto ad una rinegoziazione di senso e di significato, in cui il lavoro è precario, in cui bisogna fare milioni di lavori per sopravvivere, in cui le relazioni sentimentali sono, come ha scritto Ulrich Beck, a tempo determinato, anch'esse, la nostra opinione è l'unica cosa veramente nostra. L'unica cosa a cui ci aggrappiamo, ed è per questo che la litigation, il conflitto, la difficoltà di capirsi è diventato un elemento che è passato dal piano della razionalità comunicativa al piano della conflittualità sociale e soggettiva. Tutto questo non deve indurre naturalmente a considerazioni apocalittiche, ma è la fotografia di uno scenario complesso nel quale la propaganda è diventata molto altro rispetto a quella strategia top-down che dagli attori statali veniva in termini di integrazione proiettata sulla popolazione e sull'opinione pubblica, ed è diventata invece un grande elemento trasversale, un po' come la rete che attraversa costantemente le nostre vite e che renderebbe lo spirito critico ancora più indispensabile. Molte grazie. Grazie a Massimiliano Panarari per questa ampia, interessantissima riflessione su le tante accezioni, le tante declinazioni, sfumature della propaganda che abbiamo visto non soltanto riferite a guerra e a pace, ma in tutte le dimensioni della nostra vita sociale. E quindi davvero grazie, e a me non rimane che insomma salutarvi, ringraziare tutti e darvi appuntamento al prossimo e ultimo incontro del ciclo Tempi Difficili 2023, il 7 di giugno alle ore 18:30. Grazie. Molte grazie.